Un po' di tempo fa abbiamo descritto, se vi ricordate, il Ledger Nano X. Oggi andiamo a vedere il suo principale competitor, ovvero il Trezor. Questo qui che ho in mano è il Model T, che è il modello di punta della Trezor, il migliore. E oggi andiamo un po' a vedere come si presenta, quindi facciamo tutto l'unboxing, facciamo una prima configurazione con una guida passo dopo passo su come si inizializza in maniera sicura il proprio wallet e andiamo a fare le prime transazioni ed i primi utilizzi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Video dedicato agli holder, anche questo, a chi vuole la massima sicurezza per i suoi bitcoin. In alternativa al Ledger Nano, come vi dicevo, c'è il Trezor, che è un dispositivo altrettanto valido, se non di più sotto alcuni punti di vista, che ha alcune caratteristiche uniche, come la possibilità di essere utilizzato anche come two-factor authentication in alternativa a Google Authenticator, come dispositivo di stoccaggio delle proprie password, insomma tante varie cose che andremo a vedere nel video di oggi, dove partiamo dalle basi, quindi lo apriamo, lo configuriamo e iniziamo ad usarlo e arriviamo poi alle funzioni anche più avanzate. Se vi interessa acquistarlo, vi lascio il mio referral link nella descrizione in modo che potete contribuire durante l'acquisto alla crescita di questo canale, di questa community, semplicemente girandomi una parte del prezzo di acquisto. Non c'è nessun ricarico su di voi, è soltanto un modo appunto per contribuire per voi a costo zero e ve ne ringrazierei di cuore. Detto questo, andiamo a spacchettare e iniziare ad usare il nostro Trezor Model T. Seguitemi. Ovviamente, se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere sempre notifiche sulle novità e infine seguitemi anche sugli altri canali social. I vostri like sono importantissimi per me perché mi gasano veramente veramente tanto, quindi lasciatemene uno. La confezione, come vedete, è estremamente minimale. Abbiamo predominanti i colori della palette di Trezor, il logo sul fronte, mentre sul retro abbiamo un recap semplice delle funzioni del nostro device, che non si limitano all'essere un hardware wallet, ma includono, oltre alla possibilità di stoccare più di 1000 differenti coin, la possibilità di utilizzare il nostro Model T come password manager e secondo fattore di autenticazione. Non sono da sottovalutare queste cose, perché secondo fattore di autenticazione significa che, un po' come se fosse un Google Authenticator fisico, è possibile utilizzare il nostro Model T per ricevere il token di autenticazione a diverse piattaforme direttamente su di esso, quindi bypassando, cioè, o meglio, aumentando notevolmente la sicurezza dei nostri account, un po' come succedeva per capirci con le chiavette fisiche per gli account bancari, spesso e volentieri. Password manager: tramite un'applicazione è possibile utilizzare il nostro Trezor Model T come device di accesso a un vault, diciamo appunto questa applicazione, che contiene tutte quante le nostre password, quindi anch'esse protette dal secondo fattore di autenticazione fisico, che è il nostro Model T. Ovviamente oggi ci concentreremo sull'esplorare il suo utilizzo come wallet, ma vale la pena sicuramente ritagliare qualche minuto per esplorare anche queste funzionalità. Procediamo con l'unboxing e vediamo cosa c'è qui dentro. Per aprire la confezione bisogna estrarre, guardate che bello, la parte scura. Vediamo subito il nostro hardware wallet all'interno. Si intravede importantissimo questo sigillo di cui parleremo tra poco. Adesso apriamo invece questa altra confezione ed ecco il nostro device con qualche piccola istruzione insomma, per iniziare, appunto, get started. Il device, come vedete, è piccolino e leggero. Questo sigillo perché è importante? Perché mostra che non è mai stato utilizzato, non è mai stato connesso, quindi è una sorta di sigillo, appunto, di primo utilizzo. Se manca questo sigillo, bisogna contattare il support e spiegare l'accaduto, perché c'è il rischio che il device sia compromesso. Andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. È infatti place the magnetic dock anywhere to hold your device, quindi questo dock magnetico lo si può posizionare dove si vuole. Qui dentro ci sono gli accessori, quindi mi immagino i cavi e quant'altro. Pull, allora proviamo ad aprire qui ed ecco il nostro cavo.
l'unico cavo, quindi ecco, il Model T non è Bluetooth, non è Wi-Fi, non ha nessuna connettività se non questo USB Type-C. Questo cavo discretamente corto, quindi credo che sia giusto per attaccarlo al mio PC. Tra poco facciamo la connessione. Cos'altro troviamo qui dentro? Allora, un foglio, più fogli anzi, ce ne sono due, dove andare a scrivere il proprio seed di 12 parole. Sapete che il seed è quella serie di parole che servono per poter recuperare, per poter ripristinare tutti quanti i wallet contenuti all'interno del nostro hardware wallet. È uno standard che non vale solo per il Trezor, quindi se voi avete già ad esempio le vostre coin, che ne so, su Exodus, su Trust Wallet, su qualsiasi altro wallet che utilizza come standard il seed di 12 o 24 parole, perché ce ne sono di due tipi, potete immediatamente ripristinare il Trezor con quel seed lì e trovarvi automaticamente le coins lì, perché un hardware wallet è più che un portafoglio, una chiave, un portachiavi o meglio, che vi permette di accedere ovviamente ai vostri fondi che sono sulla blockchain, non sono fisicamente dentro al Trezor. Quindi questo è un concetto che a volte trae in inganno, sul quale non mi voglio neanche soffermare troppo per non andare fuori tema. Tuttavia, ricordiamoci che è possibile, utilizzando il Trezor, accedere a fondi che sono magari appunto su Exodus, come vi dicevo, semplicemente ripristinandolo con le 12 parole. Una volta che lo si inizializza oppure lo si ripristina, abbiamo la possibilità di scrivere qua sopra le nostre 12 parole. Attenzione che chiunque vede queste parole può accedere ai vostri fondi anche se non ha il Trezor, quindi mi raccomando, questo seed, queste 12 parole, sono la cosa più preziosa che avete. Dovete farne più copie, magari fisiche, preoccupandovi di non perderle mai, perché altrimenti rischiate di perdere l'accesso ai vostri fondi se perdete il device. Oppure l'altra cosa di cui preoccuparsi è appunto non farsele rubare. Che altro abbiamo? Qualche adesivo di vari colori, insomma da appiccicare un po' in giro, e una mini guida getting started. Il device ve l'ho fatto vedere, qui abbiamo il dock magnetico, vedete, con un adesivo dietro, così lo possiamo incollare un po' dappertutto dove ci pare e andare poi a mettere il nostro TAC device magneticamente, calamitandolo. Bella cosa. Direi che possiamo iniziare connettendo il nostro device al PC e inizializzandolo e provandone il primo uso. Rimuoviamo per prima cosa il sigillo e iniziamo le operazioni necessarie alla configurazione iniziale del device. Connect Trezor to your computer or smartphone. Eccoci qua. Collegato. Sì, tac, fa un click. Ok, si avvia, poi mi dice opentrezor.io/start, che io ho già fatto qui, come vedete. Ed eccoci a questa pagina, che ci chiede di scegliere, numero 3, ovviamente, follow instructions. Quindi scegliamo il nostro device Model T. Ora, connettiamo il nostro Trezor e poi avviamo il check. Ecco che me lo vede subito, colleghiamoci, io sto usando Brave, ma con gli altri browser dovrebbe essere esattamente la medesima interfaccia che vedete, e quindi clicchiamo Install Firmware. Sta scaricando il firmware, è importantissimo anche questo per la sicurezza. Il device arriva completamente vuoto, quindi anche il firmware viene scaricato per la prima volta. Questo passaggio lo dovete fare voi. Dopo circa 30 secondi, vedete, il device si riavvia ed eccoci qua, vedete? Semplice. Adesso possiamo scegliere tra il recupero di un wallet, come vi dicevo, tramite il seed, la seed phrase, che può essere di 12 o di 24 parole, se già ce l'abbiamo, se abbiamo un wallet magari anche software, quindi come può essere Exodus, Trust Wallet, Coinbase Wallet, quelli che vi dicevo. Prendiamo il nostro seed, lo mettiamo, lo scriviamo insomma in questa interfaccia e il Trezor diventa un metodo di accesso alle nostre coin, esattamente come prima era Exodus. O altrimenti lo facciamo da zero. Noi proviamo a farne uno nuovo giusto per farvi vedere come si fa, Create Wallet. Ed ecco che, vedete, riceviamo i primi input. Una cosa molto bella di questo device è lo schermino LCD, che è molto luminoso, molto ad alta risoluzione, vedete, non è sgranato quello che ci compare sopra, a colori e touchscreen, davvero bello. Vuoi creare un nuovo wallet? Ovviamente sì.
Ed ecco che anche l'interfaccia web, come state vedendo, cambia a seconda degli input che io do. Ok, allora, qui la prima cosa che mi dice è che occorre fare un backup, quindi prendere le mie 12 parole e fare e scrivermele da qualche parte, fondamentalmente. Allora, vedete, qua l'interfaccia è molto molto semplice. Abbiamo una progress bar qui che ci dice i primi passi da compiere per mettere le nostre coin in sicurezza senza dimenticare nulla. Qui a sinistra abbiamo, come vedete, una sorta di menu che ci mostra quello che è possibile fare, quello che stiamo facendo. Quindi, account numero 1, vedete, è il nostro wallet complessivo numero 1, quindi penso sia un nome di default. Il device connesso con la possibilità di espellerlo, insomma, impostazioni, labeling, quindi per diciamo dare etichette, dare nominativi alle vari account e support center. Qua sotto vedete abbiamo il password manager e altre two-factor authentication, quelle altre funzioni che vi dicevo poco fa. Magari le andiamo a vedere alla fine, però, perché la prima cosa che voglio vedere è proprio il setup e l'utilizzo come wallet. Quindi cominciamo a creare un backup, che è la prima cosa da fare. Mi dice ovviamente che il seed è la chiave con la quale si può accedere ai nostri fondi, è l'unico modo nel caso in cui perdiamo il wallet per accedere ai nostri fondi, quindi occorre tenerla veramente con cura. È la cosa più preziosa che abbiamo. Ho capito, andiamo avanti. Finiamo il processo sul nostro device. Non fare mai una copia digitale del tuo seed e non caricarla mai online, perché altrimenti perde di senso avere un hardware wallet. Se poi andiamo a mettere su Google Drive piuttosto che appunto online il nostro seed, diventa veramente un controsenso. Ho capito. Ed ecco qua il mio seed, chiaramente io ve lo mostro, ma non ci metterò nulla, quindi non sprecatevi neanche ad andare a provare ad aprire questo wallet, non ci troverete niente, ve lo sto mostrando soltanto a titolo di prova. Hold to confirm, quindi teniamo premuto e confermiamo. Ok, ci chiederà due parole random delle 12 che ci ha mostrato e una volta che le scriveremo con quella specie di T9 riusciremo a confermare il fatto che abbiamo fatto il backup, quindi per lui ci siamo scritti e salvati le 12 parole. PIN not set, quindi la seconda cosa importantissima da fare è andare a impostare il PIN, quindi clicchiamo continua e inseriamo un PIN. Do you really want to enable PIN protection? Direi di sì. Enter new PIN e qua inseriamo insomma il nostro PIN. La cosa bella è che nel tastierino numerico, adesso voi magari non l'avete visto, però la posizione dei numeri non va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 sotto, ma è random, cambia sempre, sempre per sicurezza. Quindi se uno magari vi sta guardando e cerca di capire il pattern col quale inserite le cifre, ecco, è una protezione in più, sicuramente è una bella cosa. Va bene, il nostro PIN è stato impostato, continuiamo e diamo un nome al nostro device, che così, insomma, è ancora più figo. Che nome gli diamo? The Crypto Gateway, direi. E confermiamo. Confermiamo anche sul device. Ed ecco, guardate che si chiama The Crypto Gateway. Bellissimo. Me lo dice anche lui, guarda. Continuiamo ancora. Bookmarking browser. Ok, wallet.treasure.io ci consiglia insomma di inserirlo nei segnalibri per evitare phishing. Si può usare anche Command D. Ok, benissimo. Continua e direi che abbiamo finito. Qua ci chiede la nostra email per iscriverci alla newsletter. Io lo skippo e basta. E direi che siamo sul pezzo. Fine. Quindi, ora abbiamo backuppato il nostro device, l'abbiamo protetto con il PIN, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, gli abbiamo dato un nome fighissimo e quindi possiamo iniziare a utilizzarlo. Receive ovviamente genera un address sul quale andare a ricevere coins, ok? Send ovviamente invia la transazione, buy ci collegherà a qualche exchange, immagino per acquistarle, exchange ci collegherà a qualche altro exchange, immagino Changely o qualcuno di quelli che non, insomma, non sono centralizzati propriamente, però
per andare a scambiare le nostre coin, Sign and Verify, ecco, ci permette di firmare una transazione oppure semplicemente un messaggio, perché effettivamente il lavoro di un hardware wallet è proprio quello di firmare offline, senza mai esporre le chiavi private, le transazioni. Qua vedete possiamo scegliere le coin da gestire, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, eccetera eccetera. Ovviamente includono anche i token, perché se ad esempio creiamo Ethereum Wallet, andiamo a aprire un wallet che può contenere anche i token ERC20. Allora, attenzione, perché questo wallet utilizza il browser come intermediario, quindi dal browser, attraverso magari qualche applicazione, è possibile andare a gestire i vari wallet sulle varie blockchain per le varie coin. Quindi non so se avete visto, ma se io vado a selezionare ad esempio Ethereum, lui mi rimanda a MyEther Wallet ad esempio, e poi tramite MyEther Wallet potrò accedere al wallet stesso utilizzando ovviamente l'hardware wallet che è Trezor. Ok? Semplicemente così. Non spaventiamoci dal fatto che ci reindirizza ad altri siti web, perché semplicemente questa è un'interfaccia web tramite la quale il nostro device parla con la blockchain. Dalle impostazioni del wallet possiamo andare a cambiare ovviamente la nostra base currency, nonché andare a visualizzare i server ai quali ci colleghiamo per le varie coin. Non spaventatevi se vi sembrano poche, perché in realtà non è così. Se voi andate su trezor.io/coins potete andare a vedere tutte le coins supportate, ok? Vedete, c'è il Trezor One, che è il vecchio modello, e il Model T, che è questo. Qui abbiamo un elenco completo di tutte quante le coins supportate, alcune tramite, come vi dicevo, applicazioni di terze parti. Molte delle coin che vedete, tra cui tutti i token ERC20, sono supportati direttamente su Trezor Beta, se non si vuole utilizzare MyEther Wallet. Però vedete che, ad esempio, non lo so, cerchiamo Binance Coin per vedere come si utilizza, è supportata tramite il Trust Wallet, quindi ci reindirizza, diciamo così, a un'applicazione di terze parti, ma che si può comunque gestire con, dal punto di vista della sicurezza, con il nostro Trezor Model T. Adesso direi che possiamo provare a ricevere ed inviare una transazione vedendo come si fa. Prima cosa, come si fa a generare un address sul quale ricevere una transazione? Allora, ripartiamo da zero. Vedete, ho disconnesso il mio Trezor per farvi vedere tutti i passaggi. Andiamo su Receive e vedete che possiamo andare a creare un nuovo address se vogliamo, ok? Possiamo andarne a creare quanti ne vogliamo, perché ad un seed sono connessi, possiamo dire, infiniti address, tutti recuperabili da quel seed di 12 parole tramite ovviamente una struttura crittografica ad albero. Quindi noi vogliamo utilizzarne uno, supponiamo di utilizzare questo numerato con 1. Se clicchiamo Show Full Address e vedete che sul display stanno succedendo cose, ed eccolo qua, ok? Quindi questo è l'address. Dobbiamo assicurarci che questo address sia equivalente a quello che vediamo su schermo. Quindi una volta che lo checkiamo, quindi vediamo che i caratteri corrispondono, possiamo dire ok, e vedete che l'address è diventato in chiaro e utilizzabile quindi per andare a fare transazioni. Andiamo ad inviare la transazione. Ecco, guardate, è già arrivata la nostra transazione, come potete vedere. Non è ancora confermata perché non credo che sia ancora stato minato il blocco, però già la vediamo, ok? Se noi andiamo a cliccare Transactions sul nostro account numero 1, vediamo che ovviamente se lo espandiamo ci fa vedere anche un grafico con la distribuzione dei nostri asset. Andiamo a vedere qua sotto tutti i log delle transazioni. Questa è ancora non confermata. Adesso, come vedete, possiamo andare ad aggiungere un altro account. Se vogliamo andare a distribuire i nostri fondi su differenti account per motivi di gestione nostra, insomma, lo possiamo fare. Adesso aspettiamo che la transazione venga confermata e poi la inviamo. Ok, inviamo la transazione. Quindi supponiamo di voler rimandare indietro i fondi a Coinbase per fare un bel giro circolare. Quindi andiamo su
il nostro wallet, poi clicchiamo send, ovviamente essendoci assicurati di avere il nostro Model T attaccato, collegato e sbloccato col PIN, andiamo a incollare l'address qua sopra, mi raccomando controllate che sia quello corretto, amount, facciamo tutto, il massimo che abbiamo, vedete possiamo scriverlo anche qua sia in BTC che in dollari o in valute varie, insomma possiamo scegliere la fee, ovviamente più è alta e più prioritaria sarà la nostra transazione, che quindi ci metterà meno. Tra l'altro qua sotto vedete abbiamo un tempo di conferma stimato di un'ora e il controvalore delle fees in dollari, poi qua sotto volendo possiamo anche andare a vedere tutti quanti i dettagli, gli input e gli output, e una volta che siamo convinti possiamo inviare la transazione. Ora la parte più importante, la firma della transazione, ciò che si fa con la propria chiave privata. La chiave privata è sul device e di conseguenza la firma la facciamo proprio qui. Vedete, ci chiede di confermare l'invio della transazione, ci fa un recap dei dettagli, noi confermiamola, teniamo premuto per confermare ed ecco che la nostra transazione è stata firmata. E vedete che nel nostro bilancio c'è la transazione ricevuta e la transazione inviata e basta, siamo sul pezzo direi. Riguardo al password manager e alla two-factor authentication non sto a spiegarla più di tanto perché insomma penso che il grosso lo abbiamo già detto, sono cose interessanti da sapere quindi ve le mostro. Allora, il password manager è un'estensione di Chrome, un'applicazione appunto integrabile con il proprio browser tramite la quale si può andare a salvare, vedete, le varie password degli account dei diversi siti che si visita, e ovviamente per poter accedere a queste password è necessario avere il nostro Model T per andare appunto a firmare anche in questo caso con una chiave crittografica l'accesso al password manager, e quindi è un livello di sicurezza fisico. Anche in questo caso c'è un seed di 24 parole che mi fa da appunto master seed per andare a ripristinare questa chiave che poi mi fa accedere alle mie password, quindi è molto simile al wallet, per questo non sto a stressare troppo questo aspetto. Infine il two-factor authentication è la medesima cosa, ovviamente la piattaforma che mi chiede l'autenticazione a due fattori invierà un token che sarà da firmare anche in questo caso col Trezor, garantendoci poi l'accesso. Questo direi che è quanto. Allora andiamo a fare un po' il punto della situazione. Abbiamo visto che è un wallet esteticamente molto bello, molto completo e che ha qualche feature in più, diciamo, anche rispetto ai competitor. L'unico contro secondo me è il prezzo un tantino alto. Quanto costa? Costa 180 euro il Model T. Se lo volete acquistare vi lascio il mio referral link qua sotto nella descrizione, e ovviamente se lo utilizzate fate un piacere anche a me e supportate il mio canale, perché una parte del prezzo, del costo del Trezor me la girate a me e io vi ringrazio tantissimo. Ovviamente non c'è solo il Model T, c'è anche il Trezor One, che è la versione diciamo un po' più datata, la prima versione del Trezor, che è compatibile con meno coin, non ha il display touch LCD, ha altre features diciamo un po' più deboli come il fatto che bisogna inserire il PIN dal computer anziché dal device, e insomma io consiglio ciecamente il Model T, anche perché se si vuole andare a conservare le proprie cripto in sicurezza con un device che è anche bello da vedere comunque e da mostrare, perché anche a quello ci si tiene, lo sappiamo, il Trezor è sicuramente la scelta che fa più per noi, e una spesa come questa rispetto alla sicurezza dei nostri fondi è sicuramente sicuramente trascurabile. Cosa ne pensate di questo wallet? Lo acquistereste? Preferite i suoi competitor? Insomma ditemi quello che vi sembra, fatemi le domande che mi volete fare che io vi risponderò, e ci vediamo alla prossima, e magari state sul pezzo perché Natale è vicino e magari un regalino ve lo potrei fare. Mi raccomando, sul pezzo. Ciao a tutti!